Ciao, io sono Giovanni Aggiustatutto e sono appassionato di elettronica, fai da te e domotica. Nel video di oggi vi mostro come ho costruito, usando Arduino, dei fanali per la bicicletta che hanno anche le frecce per indicare la direzione e addirittura un contachilometri, che indica velocità, ora e percorso totale. Infatti, vivendo in una piccola città, mi muovo quasi sempre in bicicletta. Avere dei fanali ben visibili rende gli spostamenti in bici molto più sicuri, soprattutto alla sera. Il mio progetto comprende dei fanali che oltre alla luce bianca o rossa hanno anche le frecce per indicare a chi abbiamo attorno in che direzione stiamo andando. Per attivare le frecce abbiamo dei pulsanti sul manubrio che possiamo usare anche per muoverci tra le informazioni sul display e accendere o spegnere i fanali. Infatti vicino ai pulsanti abbiamo un display che indica la velocità a cui stiamo andando, l'ora, i chilometri totali e altre informazioni interessanti sul nostro percorso. I fanali sono molto luminosi e si vedono bene sia di giorno che di notte. Tutto il sistema è controllato da un Arduino e prende alimentazione da una batteria che possiamo caricare con la USB-C. Ma ora iniziamo! Questo progetto è diviso in diverse parti. Per prima cosa abbiamo i due fanali davanti e dietro, che oltre alla luce rossa o bianca hanno anche le due frecce per indicare la direzione. Sul manubrio le cose diventano più interessanti perché abbiamo un display che mostra la velocità e altri dati e tre pulsanti con cui possiamo attivare le frecce, cambiare le pagine sul display e accendere o spegnere i fanali. Come ultima cosa abbiamo un sensore magnetico che rileva i giri della ruota dietro per calcolare la velocità e mostrarla sul display. Tutti questi componenti sono collegati a un circuito che comprende un Arduino, un modulo real-time clock e dei MOSFET che servono a controllare i LED dei fanali. Il sistema prende alimentazione da una batteria al litio, che si carica da una porta USB. E se ve lo stavate chiedendo, sì, tutta l'elettronica è nascosta in una borraccia montata sulla bicicletta, ma di questo ne parleremo dopo. La mia idea iniziale era di aggiungere anche una connessione Bluetooth per salvare i dati sul cellulare, ma quest'ultima cosa l'ho dovuta abbandonare perché non avevo la minima idea di come farla. Progettare tutto questo insieme era troppo complicato, quindi un po' a caso ho iniziato dal pezzo che mi sembrava più semplice, il fanale dietro. Per realizzare il fanale ho usato dei LED da 5 mm, rossi per il fanale e gialli per le frecce. Era importante che il fanale dietro fosse ben visibile anche di giorno, quindi ho usato un numero forse eccessivo di LED. Per prima cosa ho disegnato e stampato in 3D un contenitore per il fanale e un supporto con dei fori in cui montare i LED. I LED verranno collegati in serie a 2 a 2 e ogni serie avrà una resistenza da 47 ohm. Le serie di LED saranno poi tutte collegate in parallelo, separate in tre gruppi per il rosso centrale e le due frecce. Per fare i collegamenti ho semplicemente saldato a stagno i pin dei diversi LED delle resistenze. Visto così il circuito può sembrare molto complesso, ma in realtà è quello che abbiamo visto prima ripetuto tante volte. Per collegare il fanale ho usato un cavo a 4 poli, che ho saldato al positivo comune e al negativo dei tre gruppi di LED. Prima di chiudere il fanale ho fatto un test con l'alimentatore da banco, e ovviamente un LED del colore sbagliato non poteva mancare. Dopo averlo sostituito ho coperto i collegamenti con della colla a caldo, per evitare cortocircuiti tra i fili. Nel contenitore del fanale ho inserito due viti M5, che serviranno poi per fissarlo alla bicicletta. Come ultima cosa ho chiuso il fanale con due viti M3 avvitate in due inserti filettati. Poi mi sono occupato del display che sta sul manubrio della bicicletta, che ci permetterà di vedere informazioni come la velocità e il percorso totale. Il display che ho scelto è un piccolo schermo OLED con comunicazione e quadro C, che ci permette di collegarlo direttamente all'Arduino utilizzando solo 4 fili, 2 per l'alimentazione a 5 V e 2 per dati e clock. Per montare il display sul manubrio ho disegnato un supporto da stampare in 3D. Ho incollato il display nel supporto e ho fatto uscire il cavo dalla base. Per chiudere il display ho disegnato nei pezzi un piccolo incastro. Come ultima cosa ho inserito due dadi autobloccanti M3 nella base, che serviranno per fissare il display sul manubrio con delle viti. Una volta finito il display ho pensato ai pulsanti che serviranno per attivare le frecce e controllare il display. Dopo aver guardato diversi tipi di pulsanti ho scelto questi, perché sono molto compatti e anche molto economici.
Per montare i pulsanti ho stampato in 3D un supporto molto simile a quello del display. Dopo aver raddrizzato i pin dei pulsanti, li ho messi nel supporto stampato in 3D. Ogni pulsante sarà collegato tra il negativo comune e uno dei pin dell'Arduino, usando un cavo a 4 poli. Dopo aver fissato i pulsanti con della colla a caldo, ho messo su ogni pulsante questo pezzo stampato in 3D che non ho bene idea di come chiamare, e ho chiuso il tutto a incastro. Anche i pulsanti sembrano venuti abbastanza bene, e possiamo proseguire con il fanale davanti. In modo molto simile al fanale dietro, ho realizzato il fanale davanti. In realtà davanti i fanali saranno due, e verranno montati sul manubrio della bicicletta con lo stesso sistema che abbiamo usato per il display e i pulsanti. Ciascuno dei due fanali avrà 3 LED bianchi e 6 gialli, che serviranno per le frecce destra e sinistra. Anche stavolta ho disegnato alcuni pezzi da stampare in 3D. Dopo aver montato i LED nel loro supporto, ho fatto i collegamenti seguendo lo schema elettrico. Dovendo fare due fanali, ho realizzato due circuiti con i LED uguali. Anche per i fanali davanti ho usato un cavo a 4 pin per i collegamenti, che ho fatto entrare nel primo fanale, da cui parte un altro cavo più corto che lo collega al secondo fanale. I collegamenti sono di fatto uguali a quelli del fanale dietro, e dopo aver fatto un test ho protetto le saldature con della colla a caldo e ho chiuso i due fanali a incastro. Anche i fanali davanti sono finiti e funzionano alla grande. Come ho detto prima, sul display vedremo anche la velocità a cui stiamo andando. Per misurare la velocità ho scartato subito cose complicate come il GPS e ho scelto il sistema più semplice, un sensore magnetico montato a fianco della ruota dietro, che rileva un magnete attaccato alla ruota. In questo modo l'Arduino potrà calcolare i giri al minuto della ruota e poi convertirli nella velocità in chilometri all'ora. Il sensore che ho scelto è un sensore di effetto Hall, che si attiva quando un magnete viene avvicinato. Il sensore ha 3 pin, 5 volt ground e uscita, e per collegarlo all'Arduino ho usato il solito cavo a 4 pin, ovviamente lasciandone uno libero. Ho protetto il sensore con della guaina termoretraibile e per montarlo ho realizzato un piccolo supporto stampato in 3D. E con questo abbiamo tutti i componenti del sistema, ma ancora ci manca la scheda con l'Arduino a cui verranno collegati. Per realizzarlo ho tagliato un pezzo di 1000 fori, su cui ho saldato un Arduino Nano. Oltre all'Arduino, sulla scheda ho messo un modulo real-time clock, che servirà a mantenere l'orario che vediamo sul display anche quando l'Arduino viene spento. Per fare ciò, normalmente l'RTC utilizza una batteria a bottone, che con un consumo così basso può durare diversi anni. In questo caso abbiamo già una batteria ricaricabile che alimenterà tutto il sistema, e avere una seconda batteria che poi va cambiata non aveva senso, quindi con una piccola modifica ho trovato il modo di alimentare l'RTC direttamente dalla batteria principale. Sulla scheda ho saldato anche dei connettori JST per collegare il display, il sensore di giri della ruota, i pulsanti e un altro sensore magnetico per rilevare quando freniamo, che poi alla fine non ho montato. Per i due sensori magnetici ho messo delle resistenze di pull-up da 10 kΩ. Per controllare i LED dei fanali dai pin dell'Arduino ho usato dei MOSFET, due per le frecce e due per i fanali davanti e dietro. Il display e il modulo RTC saranno collegati all'Arduino tramite i quadro C utilizzando i pin A4 e A5, e su entrambe le linee ho messo delle resistenze di pull-up. Per misurare la tensione della batteria e mostrarla sul display ho usato un pin analogico dell'Arduino, a cui ho collegato un paritore di tensione formato da due resistenze. Una volta saldati tutti i componenti, ho fatto i collegamenti sotto alla scheda, seguendo lo schema elettrico. Questo lavoro ovviamente ha richiesto un po' di tempo, ma alla fine ecco la scheda pronta. Mentre lavoravo alle altre parti del progetto, ho anche scritto il codice da caricare sull'Arduino, e questa è stata forse la parte più lunga e complessa di questo progetto. Sicuramente il codice non è scritto bene, però funziona e questo è l'importante. Comunque, se vi interessa, trovate il codice qui sotto in descrizione, insieme a una guida dettagliata su questo progetto che comprende anche i file da stampare in 3D e gli schemi elettrici. Come ho detto prima, tutto il sistema sarà alimentato da una batteria al litio 18650. Per montarla ho stampato in 3D questo pezzo, in cui ho messo due contatti per positivo e negativo recuperati da un vecchio portabatterie. Ho collegato la batteria a questa scheda, che oltre a proteggerla ci permette di caricarla con la USB-C. Alla scheda ho collegato anche due LED per indicare lo stato della carica, che verranno messi a fianco della porta USB.
all'uscita del circuito di ricarica ho collegato un convertitore per portare la tensione della batteria a 5 V, mettendo in mezzo un interruttore. Ora dovevo trovare un posto per montare sulla bicicletta la scheda con l'Arduino insieme alla batteria. Negli ultimi mesi mi hanno rubato i fanali della bicicletta per ben 3 volte, quindi volevo evitare che questo sistema facesse la stessa fine. Allora ho deciso di nascondere tutto nella borraccia che da anni avevo sulla bicicletta ma che non avevo mai usato. Per prima cosa ho tagliato il fondo della borraccia e ho fatto un'apertura su un lato per far passare i cavi. Poi ho stampato in 3D un supporto per montare la borraccia sulla bicicletta e un altro pezzo su cui ho montato la batteria, il circuito di ricarica e l'interruttore. Sull'altro lato ho montato la scheda con l'Arduino usando delle viti. Da ultimo ho portato l'alimentazione a 5 volt alla scheda e direi che abbiamo finito. Dopo 2 mesi di lavoro finalmente potevo montare tutto il sistema sulla bicicletta. Ho iniziato montando il fanale dietro per poi passare i pulsanti al display e i fanali davanti. Ho messo in ordine i cavi con delle fascette, in modo da nasconderli il più possibile. Poi ho montato il sensore di giri della ruota con il suo supporto stampato in 3D, in corrispondenza di un magnete che ho fissato sulla ruota dietro. Come ultima cosa ho montato il supporto con l'elettronica, ho collegato i cavi alla scheda e ho chiuso il tutto con la borraccia, che ho fissato con delle viti. Certo, alla fine magari un po' si vede che non è una borraccia normale, ma al giorno d'oggi chi non ha una borraccia con l'interruttore? Al primo avvio di tutto il sistema dobbiamo inserire alcune informazioni sul display. Per farlo accendiamo l'interruttore mentre teniamo premuto il pulsante set. In questo modo entriamo nelle impostazioni, dove possiamo muoverci usando i pulsanti delle frecce. Per prima cosa ho impostato l'orario, che verrà mantenuto dal modulo RTC. Poi ho inserito la circonferenza delle ruote, che verrà salvata direttamente nella memoria dell'Arduino e verrà usata per calcolare la velocità. Durante l'utilizzo sul display vediamo la velocità, l'ora e i chilometri totali che abbiamo percorso. Premendo Set passiamo alla seconda pagina, con altri dati come la velocità media e massima, il tempo totale e il tempo in cui effettivamente abbiamo pedalato. Premendo ancora Set entriamo nella pagina da cui possiamo accendere o spegnere i fanali davanti, dietro oppure entrambi. Per attivare le frecce destra e sinistra possiamo usare 2 pulsanti corrispondenti, mentre per spegnerle si può premere qualunque tasto. Quando le frecce sono attivate vediamo un indicatore sul display, che è una cosa secondo me molto utile. I fanali sono molto luminosi e si vedono bene sia di giorno che di notte. La batteria dura diverse ore e quando è scarica la possiamo caricare con la porta USB-C. E quindi anche questo progetto è finito. Sicuramente ci sono ancora da fare tantissime migliorie, sia nella parte elettronica che nel software, ma intanto questo video finisce qui, io vi ringrazio di averlo guardato fino alla fine. Se vi interessa l'elettronica date un'occhiata al mio canale e magari iscrivetevi. Ciao e noi ci vediamo al prossimo video.